Uccisa Medusa, Perseo chiese riparo al titano Atlante, che però si rifiutò di ospitarlo. Offeso, Perseo trasse fuori l'orrido volto di Medusa, e grande quanto era, Atlante diventò un monte. In volo giunge in terra di Etiopia. Qui scorge una fanciulla legata a un nudo albero. È Andromeda, figlia del re etiope Cefeo. I due giovani abbracciati alludono alle parole che Perseo rivolge ad Andromeda. Perseo, invaghitosi di Andromeda, si offre di liberarla in cambio della sua mano. Plana sul mostro, lo ferisce, si appresta a sferrare il colpo mortale. Grida di gioia, applausi riempiono la spiaggia e le case degli dei in cielo. Poggia su un letto di alghe la testa di Medusa, e queste, al contatto col sangue della Gorgone, si pietrificano, trasformandosi in corallo.